Beh, direi che è un modo simpatico per iniziare questo video, visto che sarà probabilmente frustrante. Ebbene sì, dobbiamo andare a prendere le nostre amate reliquie. Quindi, vabbè, non me ne importa nulla del tempo obiettivo, visto che noi puntiamo al platino, che è 44.03. Adesso, per carità, è Toad Village. Non credo di avere chi è? Gabri Formi. Complimenti per questo 33 che non raggiungerò mai nella vita. Ok, filmati non ce ne sono. Boh, che dire, la prima workroom non me l'aspetto troppo difficile. A parte Orient Express, che non so neanche se affronterò in questo livello perché mi fa una grande paura. Ecco, già mi stavo dimenticando con quale... Anzi no, prima devo farvi vedere come si sblocca il trofeo, o meglio, un determinato trofeo. Bisogna uccidere 3 di questi polli. Adesso non ditemi perché bisogna ucciderne 3. Per me ne bastava anche uno. Anche perché il trofeo dice uccidine 3 in un livello. Il che significa che forse dovete farlo in una volta sola, come ho fatto io adesso. Boh, per sfregio lo uccido pure adesso, visto che... boh, antipatico. Allora, 44. Ma in realtà io ancora oggi devo capire se conviene fare sta cavolo di scivolata. Maschera di Aquaku non penso proprio che mi servirà. No, perché ho fatto la super giravolta, ho perso solo del tempo. Cavolo, la rana. Vedete come ci muoio adesso perché non ho preso la maschera di Aquaku. Beh, a sto punto la prendo questa qua. Oh, avete visto che cosa curiosa? La piattaforma del bonus era solo disattivata, non era scomparsa come accadeva su PS1. Allora, lì non c'è nulla, ok. 30, 31. Mi chiedo come abbia fatto ad arrivare a 30, 33, ma sarà possibilissimo. Vabbè, non riesco neanche a battere il mio tempo, come al solito, che faccio sempre più schifo nel mio tempo migliore, però... sti grandissimi... importante è prendere i platini. Non posso neanche fare un discorso del tipo adesso comincia l'ultima raccolta di platini. No, perché fra poco esce CTR, quindi ci saranno anche lì. E lo ripeto, Crash l'ho fatto tornare io. L'ho fatto tornare quando ho esultato per la conclusione della raccolta delle reliquie in CNK. È ovvio che poi qualcuno doveva smentirmi. Allora, qui ho dei tempi veramente schifosi rispetto ai miei compatrioti. Allora, il platino è 1.3.50. Io ho fatto 56, mi pare. 57, anzi. Vediamo se riesco a fare qualcosa di meglio. Ma vediamo soprattutto se riesco a batterlo. Però penso di sì. Qui c'è l'orologio. Allora, di norma andiamo più veloci con la giravolta, però neanche posso rompermi il pollice per premere ogni 2 secondi quadrato. Porca di quella, già stavo... no, non te ne andare, per fatti tuoi. Dai, 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 dai. Mi piace però andare così veloce, mi dà senso di importanza. Ecco, qua arriva il... la questione è come dovrei comportarmi con sta roba. E sto saltando probabilmente tutte le casse nei coralli. Perfetto proprio. Vabbè, sta parte proprio da buttare, eh. Vediamo se riesco a passare qui sotto. Ok, da, me la prendo per buona sta parte. E da mamma mia che ci vuole per entrare lì dentro. Farò un tempo schifoso solo perché non mi ricordavo come... quali casse avrei dovuto rompere dentro il corallo. Però ve l'ho detto, non mi interessa, è importante prendere il platino. Tempo orribile, però è sufficiente per prendere questa bellissima reliquia. Quindi, vabbè, io l'avevo detto che sarebbero state più facili queste reliquie, a parte qualche caso particolare che invece sarà estremamente difficile. Ok, io oltre a fare qualche livello
a piedi con Coco non penso che farò. Qui ho fatto 13 addirittura, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Eppure Orient Express me la ricordavo complicata per un particolare salto che bisogna fare. Scusatemi un attimo. Ah, ovviamente, visto che ho mandato al diavolo tutte le mie strategie di fare le parti belle ordinate, se riesco. Ma io sento rumori. Mi scuso per queste interruzioni, sono dovuto addirittura uscire dal livello perché non ho preso l'orologio, ma... Vabbè dai, questo significa che ho qualche problema, cioè... Allora, terzo tentativo non di fare la reliquia ma di prendere l'orologio, cioè sto a dei livelli assurdi. Grazie, grazie. Non volevo chiedere troppo. Se riesco a fare un discorso senza interrompermi ogni 2 secondi perché sento i rumori, la porta, l'orologio che non lo prende, che cavolo. Dicevo, visto che non ho più proseguito nel fare una workroom per video, anche in questo caso dovessi, che so, ecco, questa era la parte che rompe le scatole, non riuscirò mai a farla, già lo so. Dovessi per caso, nell'eventualità, prenderei anche alcune delle reliquie della prossima workroom, però questo è tutto da vedere, Molto probabile che io non riesca ad andare oltre questa. Soprattutto se manco i secondi, mannaggia. Allora, i tempi sono molto più bassi rispetto alla versione PS1 perché pure è molto più veloce, ma mi pare di avervelo già detto, no? Oh, grazie al cielo, un secondo... Che ho perso 2 secondi, ragazzi, non credo... mi impedirà di prendere la reliquia di platino, sinceramente. Io salterei già qua, mamma mia, ho dovuto rallentare perché sta roba è troppo veloce, esageratamente veloce. Ok, con un tempo decisamente peggiore, ma come al solito ce ne freghiamo. Ci ho messo più tempo a cercare di prendere l'orologio che ad ottenere sta reliquia. Io vorrei solo farvi soffermare su questa roba. Ok, andiamo avanti magari, grazie. Adesso Boneyard, che come tutti i livelli a piedi non dovrebbe crearmi chissà quale difficoltà. E poi Making Waves, che invece mi spaventa un pochino. Però prima vediamo qual è il tempo obiettivo. 1:21. Ve l'ho già detto, visto che il gioco non è uguale nel gameplay a quello per PS1, è la cosa che vi ho fatto notare all'infinito. Anche i tempi sono stati, bravo Pix, sono stati modificati di conseguenza. Non tutti, molti sono uguali, però alcuni sono cambiati anche di molto. Non chiedetemi di ricordarmi a memoria quali sono i tempi della PS1, perché no, non mi ricordo neanche questi. Allora, qui solita tattica, però ho paura di far partire il... ti pareva? E dai, telecamera dei miei stivali. Lo prendi l'orologio? Vediamo. No, vabbè. Devo fare così finché non parte, so che poi parte e io faccio la figura dell'idiota. Dai però. Oh, grazie. E mi sono perso la maschera, vabbè. 1:21, ricordiamoci. Adesso c'ho un pochino di paura, considerate le mie peripezie. L'ultima volta che ho dovuto affrontare un livello di questo tipo, ecco appunto, sta lava della malora. Allora, mettiamoci qua. Sarebbe come se facessi partire il triceratopo adesso. Sì, però non è che premo un paio di volte quadrato e mi comincia a fare il tornado che distrugge gli Stati Uniti. Cioè, che cavolo. Un po' di moderazione. Tanto il triceratopo ci distrugge le casse tempo. Non c'è bisogno di essere precisi in questa parte. Bisogna solo superarla, che non è scontato. Pterodattili, pterodattili. Tra l'altro io devo ancora affrontare... Stavo pensando, devo ancora affrontare Hot Coco. Non so se ho fatto la scelta migliore ad iniziare le reliquie, però chi se ne... Cioè, sinceramente, quando arriverà il momento farò anche quel livello. E Gipus Rex non posso proprio affrontarlo perché mi serve
La gemma gialla, e per la gemma gialla mi servono 15 reliquie, quindi teoricamente ho fatto tutto ciò che dovevo fare fino a questo punto. Strano, pensavo che mi avrebbe tolto un'altra maschera, ma a sto punto il livello è bello che è finito. Cassa da uno te la lascio molto volentieri. 1 minuto e 21, noi siamo venuti 2, quindi avrei potuto anche evitare di perdere questa maschera qui, però. Dai, non penso che adesso vado a morire contro, non lo so, con le nitro. Cioè, la mia dignità, anche se piccola, esiste ancora. Mi sa che ho battuto il mio tempo. Non ho fatto 1 minuto e 11 come Pix Pinguino, però ci sta. Dai, questo l'ho giocato un pochino meglio. 10 minuti, ma anche meno perché devo tagliare un po' di roba inutile. 4 reliquie. Ci sta, ci sta. Adesso vediamo con Making Waves cosa riesco a combinare. Qui ho un pochino di paura, sinceramente. Questo è un livello molto difficile. Su cui prendere la reliquia di platino su PS1. Qui mi sembra che è la stessa cosa, infatti meno di un secondo. Sono riuscito a battere quel tempo, vediamo. Sto parlando malissimo, me ne rendo conto, però è la tensione delle reliquie. Io non è che posso sia prendere reliquie, sia parlare un italiano accettabile. Devo scegliere tra le due cose. Vediamo un po'. Più o meno mi ricordo come bisognerebbe comportarsi. Alla fine questo livello è molto semplice. Non ci sono scorciatoie, strade segrete o robe così. Casse impossibili da prendere. Bisogna andare avanti e cercare di non morire. Ecco, questo. Soprattutto considerando la mia abilità con questo vicolo, non è affatto facile. Ok, la maschera l'ho presa. Ok, qui mi trovo, ve lo dico, in questo punto particolare mi sono trovato meglio a girare su questa versione rispetto a quella per PS1. Lì molto spesso dovevo rallentare. Ovviamente però ci sono altri 3000 punti in cui mi trovo male, tipo questo qui. E ho perso una maschera da idiota. Però, per quanto riguarda il tempo, credo di non poter fare meglio. Cioè, sicuramente potrò fare meglio, ma non c'ho voglia. Questo è un tempo che può battere chiunque, mettiamola così. 43, vediamo. Credo di aver fatto le curve abbastanza bene. Oddio, forse sto andando un pochino troppo largo. Vediamo. 50. Che cavolo, come faccio a batterlo? Porca di quella. Con una miriade di secondi, vediamo. Era 56, non 55. Già mi stavo. Porca di quella, lo sapevo. Ed è pure lungo sto livello. Relativamente lungo. Un minutino ci vuole. Che significa che ogni tentativo sbagliato mi si attacca al minutaggio. Che palle. Boh. Ok, a questo punto io devo iniziare a vedere più o meno ad ogni cassa a quanti secondi sto per fare un paragone. Purtroppo non ho visto nello scorso tentativo, il che significa che posso paragonarmi a sto gran. Devo ricordarmi di non essere volgare, altrimenti YouTube si potrebbe offendere. Ci sono alcune casse, tipo questa. Secondo me non vale la pena di fare tutta questa curva per prenderle. Dopo ci provo, visto che quasi sicuramente anche stavolta fallirò. Vediamo. Ste bombe, mamma mia. Purtroppo ho una reliquia che si prende per il rotto della cuffia. 38 secondi. 40. Mi pare che è la stessa roba di prima. Non vorrei sbagliarmi. Però boh. Anzi, vorrei sbagliarmi. Spero che questo sia un tempo leggermente migliore. Non mi serve andare 40 secondi più veloce. Giusto qualche decimo di secondo, per favore. Ecco, tipo qui. Credo di aver chiuso meglio la curva. Vediamo. Zam. Che cavolo, neanche la vita mi date. Che maledetti. No, ho fatto più schifo di prima. Perfetto, perfetto ragazzi. Sempre bello vedere che riesco a migliorare ad ogni tentativo. Sì, certo. Ma prima avevo fatto un po' da schifo l'inizio. Vediamo. No, più che altro dovrei capire quali sono le casse che mi fanno solo perdere tempo. Credo di averle già inquadrate più o meno.
13:51. Non mi ricordo rispetto a prima, 15:55. Mi sembrano sempre uguali sti tempi. Attenzione. Ecco, magari se faccio così mi perdo una maschera. Però magari... Ecco, però 2 secondi mi sa... Sono troppi da mancare. 26:90. Perché ha rallentato, mannaggia. Questi tizi con le barche che manco mi danno le vite poi. Vabbè. Ho capito, questa è la reliquia che rompe le scatole. Oh, in ogni video ci deve essere una reliquia, una o più reliquie, che mi si attaccano al collo e non mi vogliono lasciare. Perfetto. È anche vero che non me lo sono preparato sto video, quindi magari ho commesso un errore. Vediamo. 12:27, 13:47. Ma è uguale a prima. Addirittura un centesimo più veloce sto andando. Determinante sta roba. Riproviamo di nuovo in questo punto. Magari... ma quello mi colpisce per forza. Ecco, forse facendo così ho guadagnato un pochino di tempo. Allora, qui prima era 28. È sempre uguale la storia. Che palle. Sto pure senza maschera, è quello il punto. Sì, ma sta bomba dovrebbe andare un pochino più a destra. Almeno così imporrebbe la logica. Dico, Vabbè, adesso ci riprovo cercando di prendere tutte le casse. Vediamo se arrivati al gabbiano sto ancora a 28. Dai, però mi dà fastidio 10 minuti per prendere 4 reliquie e poi i restanti 10 per prendere questa. Non posso neanche dire taglio perché alla fine rientro con il minutaggio dei miei video. Mi dà fastidio. Vediamo. No, ma secondo me perdo troppo tempo qua. 25, 26, 27, 28. Ok, vado molto più veloce mancando quella cassa, ho capito. Forse questo è il secondo che mi serve per prendere il platino. Purtroppo, andando in quel modo perdo la maschera di Aku Aku e poi vado a sbattere costantemente, inesorabilmente, contro la bomba. Quindi o conservo la maschera di Aku Aku o magari... posso degnarmi di non sbattere contro quella bomba. Vediamo cosa posso fare. E questo deve andarmi proprio a chiudere l'angolo. Che palle. Ripetiamo, era 29 e qualcosa. Qui è 20, 28 e 26. Anche meglio di prima che avevo fatto 36. Questo è il punto. Vediamo. Io ci vado di così. Perfetto. Dai, adesso ho bisogno solo di un po' di controllo. Maschera di Aku Aku a me, grazie. Mamma mia, ste bombe. E che mi costringono a fare questo slalom che mi fa solo... Quante volte fino ad ora ho mancato quella cassa? No dai, ditemelo, ovvio, zero. Però visto che questo era il tentativo, forse buono, dovevo mancarla. La cosa che mi dà fastidio è che sono situazioni che si ripetono all'infinito. Per questo io ne ho le palle piene delle reliquie. Non cambiano mai sti livelli con i veicoli poi. Mamma mia. Cosa brutta è che ogni livello con le moto sarà una mezza impresa a prendere la reliquia. Mannaggia, questo che mi sbatte. Infatti ho perso qualche decimo. Vediamo. 43. Ho perso 2 decimi di secondo. Guarda tu. Ora, bomba, che intenzioni ha? Perché su PS1 più o meno ti faceva andare al centro anche se la prendevi tutta storta. Qui no. Magari sarà più realistico, ma del realismo in un gioco di Crash me ne sbatte. Mamma mia. No, la cosa bella è che c'è chi dice: no, ma i livelli con i veicoli si controllano in modo uguale a quelli per PS1. Certo, sì, sicuramente. Comunque, se non avete capito, ho aspettato un pochino di tempo all'inizio del livello perché voglio provare a vedere se riesco
a non trovarmi sto scemo da... Ecco, magari avrei dovuto farlo prima, come sempre, come ogni mia decisione. Peccato che sono partito un po' male, lì avevo 15 e... Guarda questo che mi butta sulla bomba, ma che palle! Come mi muovo, muovo, c'è sempre uno che mi rompe le scatole. Però adesso la bomba sta fuori traiettoria. A questo punto direi di continuare, non lo so. Il fatto è che quando vado a colpire gli scemi sulla barca mi rallentano oltre a spostarmi. Mi dà fastidio sta cosa. Boh. Senza maschera, senza speranze. Mamma mia, non sono andato a sbattere, non so neanche come. Adesso, tizio con la barca, ti sposti, grazie. 53, mi sembra meglio. Sì, sì, un secondo e mezzo più veloce rispetto a prima. Dai che l'abbiamo presa. Yes. Io ho anche battuto il tempo, non me ne frega nulla. Però è una reliquia che se avessi preso determinate decisioni avrei potuto prendere molto prima e magari avrei già iniziato la seconda Warp Room. Però che ci posso fare? 20 minuti, 5 reliquie, ci sta. Poteva andare meglio. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Da Gianchio98 è tutto. Ciao ciao.